got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go. Show TV. Adesso è Talk Show. Allora Bruno, dove ci porti? Ma io pensavo che facevamo discesa. Discesa da Nilo ormai è passata. Ormai per divertirsi con queste bici bisogna fare in salita quello che facevamo ai tempi in discesa. Così una volta che arriviamo in cima siamo già belli caldi e poi da lì ci buttiamo giù sul famoso Sant'Antonio abbandonato che poi ti spiegherò. Perciò prendiamoci sta bella rampa di mulattiera e godiamocela fino in cima. È una vita che volevo farla io questa, è vita. Abbiamo beccato la giornata giusta, dai. Voto abbigliamenti qua. Wow. Abbigliamenti, stile, c'è dello stile un po' retro, ma c'è dello stile. Abbiamo tre stili totalmente diversi oggi. Ragazzi, ci perdiamo. Va tutto bene, l'importante è pedalare e divertirsi. Quindi oggi la nostra puntata inizia in salita, ragazzi, andiamo. Si fa fatica, ma oltre a un gas della Madonna, serve la tecnica della Madonna andare in su, eh. Porca vacca. Tu pensi che sia una cazzata? È la cosa più difficile che ci possa essere. Eh sì. Perché serve una tecnica dalla Madonna e gran capacità per salire di qua. Un attimo, uno dà per scontato, c'ho la bici col motore, una cazzata. Cazzo. Tu arrivi a fare quel tornantino lì, se non sei capace, arrivi, abbassi, punti. Dai la pedalata al punto giusto, tiri su la bicicletta per fare il gradino. Quindi non ci passi. Non vai su più. Non ci passi. Oh, sì. Che è una delle cose, non facili, ci mancherebbe. Meno difficile. Ma però che uno dice, cazzo, abbiamo le bike, questo dovrebbe essere una cosa normale da fare. Dunque tanto. Cioè, immaginati quanta gente che c'è si potrebbe acculturare su... È un po' gonfio, eh? Sono diventati bestie. E poi dopo tolgo questo marsupio che ci riproviamo. Però è ripido. Vabbè, dai, dagli due dritte, dai, non farli infame. Qua. Questo lo facciamo di solito come fine allenamento, quando abbiamo ancora qualcosa dentro la batteria. Andiamo su di qua, tutta quello che riusciamo a andare. Così. L'ultima volta Alberto era in cima, non sapeva da che parte era girato. No, ma vai, che... ma ti consuma l'impossibile, eh. Aspetta che ripartiamo, eh. Ti consuma l'impossibile. Ma vada. Ma poche serviti da qua però. No, ma sono andato fuori soglia lì, eh. Sì. Ma ti dico che tu vai in Francia e ti fanno fare 30 minuti di salita così, arrivi in cima,
se ti va bene, che sei uno con la forza, arrivi in cima con un minuto e mezzo prima di partire. Ok? E ti tocca poi andare giù a tutta? E poi vai giù a tutta. Preso troppo interno. Abbassare un pochettino, bisogna fare la media che la per riuscire a fare il giro. E poi una volta che fate la giacca, la giacca di qua. Eh sì. Cazzo, bravo! Sarà che sono anche finito io. Leggero. Perché tira senza far sgombrare la gomma. Massimena! Massimena! Aspetta, occhio, occhio. Che fuori giri! Ah. No, non le vinci quelle gare qua se sei un mediocre. Ma neanche le fai. Cazzo. Poi tu calcola che già uno come Fontana, che penso che di motore non abbia problemi, no? Quando entra nell'ottica di quelli che pedalano più o meno come lui, ma che hanno quel gradino in più di tecnica, anche se lui è guida, sì, sì, forte, cosa difficoltà, cioè non vinci, eh. Come ha trovato Martino Frue? Sì. Bello. Lo stesso Garibo. Io cazzo sono uscito un po' di volte con Andrea. C'ha delle capacità innate tecnicamente, incredibile. Equilibrio e... appena perdi un attimo, appena sbaglio, appena no, ma qui devi avere diciamo anche Bruno qua, a parte devi avere la tecnica, devi avere delle doti di tecnica, ma no, però deve essere uno che cazzo gambe, poi deve essere allenato figa lui, gambe ne ha da paura, 7 volte all'anno ad un bici quando registriamo le puntate, no, ci mancherebbe, però sai quando uno parla adesso di e-bike, no, minchia e-bike. Sai con quanti mi sporco? Vieni che io facciamo una mulattiera in salita, tranquillo. Sai con quanti mi sporco? Io le bai non fa fatica, tutto il giorno mi ammazza. Io correvo in bici anch'io, sì, ho sì, fatto sì, sì, sì. Però tu vedi la differenza, perché tecnicamente non facevo cagare, ma lui è allenato anche e vedi che è preparato, cazzo. Madonna. Io sono andato fuori soldi, a parte l'età, della vecchiaia. No, poi non sei lucido, appena sbaglio. No, però 10 anni di senti Bruno Figa. Sì, sicuramente. Grazie. Non ci sono dubbi. Poi non allenato così, però. Però credimi che. No, adesso saliamo ancora. Possiamo fare un pezzo d'asfalto, non ci sono problemi, così ci agganciamo gli altri. Però ecco, per darti un'idea, ormai per noi la metodologia dell'allenamento e divertimento è questa. Fai sulla mulattiera, arrivi in cima. Il trasferimento è questo. Bello. Ti finisci. Figata. Guarda perché fai, credimi, una tecnica della mano. Hello, oh, oh, oh. I
Allora, ragazzi, Bruno Zanchi è un mito, ok? Voi non vi rendete conto veramente della pendenza, perché è un muro, è un muro. Grande Bruno. Bruno Zanchi, classe 1973, nativo a Zogno, provincia di Bergamo, downhiller e endurista negli ultimi anni. Ho avuto la fortuna di iniziare con il team Salvi qua di Zogno, per poi fare una lunga carriera nel team Bianchi, dove ho avuto abbastanza risultati, diciamo. Si poteva fare di più, come sempre, però i risultati sono arrivati. Ho vinto un mondiale junior, ho vinto un campionato europeo elite, ho vinto una tappa di Coppa del Mondo in Svezia, che ritengo sia la gara più prestigiosa e quella che mi ha pagato più di tutti, un po' di campionati italiani che non fanno mai male, e negli ultimi anni ho vinto il mondiale e-bike, perché chiaramente l'evoluzione c'è, e quando l'età va avanti serve anche di approvvigionarsi comunque a un mercato diverso, e perciò le bike è stata una bellissima novità, e pronti a partire per nuove esperienze, per tutto quello che comunque ancora c'è da fare, e la voglia è tanta. Un team di una quindicina di ragazzini agonistici che stiamo portando avanti assieme ad altri giovani della squadra che mi danno una grossa mano, e siamo qua, positivi sempre. Adesso vi dico un segreto, ma non ditelo in giro, Adesso andiamo a farci il Sant'Antonio in discesa, andiamo a far tribolare Danilo e Andrea e vedremo come se la cavano. Seguitemi. Caput. Finish. Ci sarà anche la batteria, ma... Io sono... Ma scendiamo e basta adesso, perché io non ne ho più. Scendiamo e basta, perché io non ne ho più. Bene, ragazzi, vi vedo belli carichi, pronti per fare la discesa? Ci siamo? Là? Dopo una salitella così? li vedo bene, stanno fingendo, perché li ho tirati su dalla mulattiera qua sotto e non se lo aspettavano di far così tanta fatica, soprattutto Danilo. Oh. Però adesso ce la divertiamo, perché andiamo a fare il Sant'Antonio abbandonato in discesa. Non abbandonarci. Speriamo che Sant'Antonio non ci abbandona, ragazzi. Gasatissimi. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Ragazzi, Sant'Antonio abbandonato. Ma perché l'abbiamo ritrovato? Che adesso tocca... Ragazzi, sei pronto? Ma guarda, cioè, dove dobbiamo scendere? Ma tu hai visto un pezzo di strada? Sì, ma guarda come se la ride lui! Guarda come se la ride lui, ragazzi! Andiamo, che vi faccio divertire adesso! Ragazzi, a Bruno faccio pagare, perché se si diverte, se la gode. Andiamo, in confidenza, io sono preoccupato. Ah, aspetta! Parte tecnica! Vieni, Battista, perché... Parte tecnica, allora, cosa importante, innanzitutto adesso abbiamo, Bruno, una discesa, quanto è, come chilometri? Saranno 3,5 km di fuoristrada, sì. Arrivare fino a Zogno, è tutta mulattiera, facciamo 3-4 attraversamenti della strada, perciò attenzione, quei punti lì, non fare come tuo solito che arrivi giù a manetta e poi vuoi saltare totalmente la strada per entrare dalla parte opposta, mi raccomando Danilo. Come contenimento video. Oggi, perché è la prima discesa che fai. Sì, la rampeggia era il mio sogno, la rampeggia. E chiaramente qua è quasi tutta mulattiera, oggi siamo fortunati perché non piove, perciò comunque ci sarà un'ottima tenuta, non ci sarà il solito viscidume che normalmente contraddistingue questi nostri tipi di tracciato. E ci sarà qualche
buco abbastanza alto, diciamo, perché essendo piovuto, essendoci stata parecchia neve quest'anno, sicuramente sarà un pochettino scavato, sarà un po' rovinato, però la faremo con la giusta modalità e so che ci divertiremo. Allora, livello... Esatto, inesperti magari... Livello di difficoltà. Cosa ci puoi consigliare? Quindi qualche accorgimento particolare nella posizione? Cioè, puoi darci qualche chicca per venire giù in sicurezza? A parte l'abbigliamento. A parte l'abbigliamento. Che... No, abbigliamento perfetto, assolutamente. La discesa. Beh, allora, sicuramente l'utilizzo di entrambi i freni, freno anteriore e freno posteriore, sono fondamentali, e cercare di sgommare il meno possibile col posteriore e cercare chiaramente di rallentare più con l'anteriore. Sarà importantissimo, siccome i tornanti sono molto stretti, riuscire a posizionarsi sulla bicicletta per cercare di puntare con la ruota davanti e alzarsi leggermente col posteriore per fare questa piccola, questo piccolo esercizio di gestualità nello spostare il posteriore per riuscire ad avere il raggio più ampio della curva. È una cosa che faremo assieme, che vi insegnerò, fattibilissima, da professionisti come voi non ci sono assolutamente dubbi. L'errore che si può commettere in una mulattiera come questo è quello di purtroppo andare a toccare con la ruota, con la gomma, il sasso, non riuscire ad andare dalla parte opposta e perciò cappottare in avanti. Puntarsi. Perciò tenete sempre in considerazione il fatto che la ruota anteriore deve comunque sempre girare, perché se gira chiaramente scorre e non vi fa impuntare nei sassi, perciò non cappottate. Sella bassa? Sella bassa, assolutamente. Un po' arretrati? Un pelino arretrati nel momento in cui stiamo andando in velocità, poi ci portiamo un po' più centrali sulla bicicletta, puntiamo l'anteriore, pieghiamo, usciamo, acceleriamo e andiamo. No, io, da come l'ha detto, sembra tutto facile, ma secondo me mi chiedevi il livello di difficoltà, ma secondo me dai, fisio, è alto. Dai, che fisio, c'è il fisio, c'è il fisico. Però cosa canto. Importante, ultima cosa, poi partiamo, pressione delle gomme. Pressione delle gomme, chiaramente dipende un pochettino se all'interno delle gomme ci sono i famosi salsicciotti o meno, però direi con il tipo di gomme che abbiamo possiamo comunque mantenere dall'1,4, 1,5, 1,6 in funzione un po' anche del vostro peso e del vostro monodominale. Vedo che di monodominale Danilo ne ha parecchio, perciò possiamo far bene, dai. È la polenta di Aquaroli, che mi ha detto polenta. Grande Dario, ciao Dario. Che era un po' lento, più che polenta. No, Dario, no. L'aria è veloce, non è un po' lento. No, io sì, dai, comunque dall'1,4... 1,4, 1,5 in su. Pompiamo ancora un filino. Vai, appena. Tanto abbiamo la pressione del palmo delle mani, la sentiamo bene. Ci siamo. 1,45 Danilo. Dietro lo lascio duro? Dietro vediamo com'è la situazione. È importante, massimo, ragazzi. E al massimo andiamo anche qui a togliere leggermente un po' d'aria. Esistono comunque dei manometri. Attualmente noi non l'abbiamo perché siamo partiti in modo molto rapido, ma ci sono dei manometri digitali che danno chiaramente la pressione per avere la perfezione. È una di quelle cose che insegno per la maggior parte dei nostri ragazzini della squadra, perché è fondamentale avere la pressione giusta alla sospensione, alla gomma, perché fa gran parte della sospensione della bicicletta. Allora, poi, cosa particolare, se vuoi seguirmi qua un attimino per far vedere che lui fa enduro, il porta borracce, vedete, bici quasi da downhill, si può dire, però la borraccia ce l'ha. Sì, perché quando si fanno gare così lunghe da 5-6 ore, dove comunque anche i trasferimenti in salita sono trasferimenti tirati, come ti raccontavo appunto prima, in gare fatte in Francia dove ti fanno partire con la batteria in turbo, arrivi in cima dopo mezz'ora di sgasata a manetta, hai tipo un minuto e mezzo prima dell'orario dello stacco della tua partenza, perciò ti assicuro che consumi parecchio e serve comunque alimentarsi e bere nel miglior modo possibile, altrimenti 5-6 ore di gara non le fai. Allora, tanto per i nostri telespettatori, anche per Fisio, lui ha vinto un mondiale di downhill nel 1990? 91. 91. Ciocco? Ciocco. Primo italiano a vincere un mondiale della mountain bike, giusto? Primo italiano a vincere un mondiale con Giovanna Bonazzi. Giovanna Bonazzi. Ha vinto Giovanna. Ragazzi, certo. Un'altra grande, veramente un'amica e una grande della mountain bike, però per dirvi è un campione del mondo, ha vinto tanti titoli e oggi ci fa vedere qualcosa, tirerà un po' i freni perché sennò ci perde, via ragazzi. Ma io l'ho capito, però... adesso capisco perché dice arriviamo in curva, alzi, giri, fai, cioè sembra che...
tutto facile, ma ragazzi, adesso capisco perché. Io ho avuto la fortuna di correre in squadra insieme con io lui. Io ho avuto la fortuna di correre con lui. Io ho avuto la fortuna di correre con Danilo, attenzione. Dai. Io credo che un pochino ci siamo passati un pochino di cose. Chi io dalla strada, loro con la mountain bike, perché lui, Dario Acquaroli, sono nati con la mountain bike, quindi non arrivano dal ciclismo su strada. E quindi è importante perché sono due discipline diverse che però possono portare vantaggi l'uno all'altro, ecco, quello assolutamente sì, come scuola. Assolutamente sì, si vede appunto adesso con le nuove leve, con i nuovi campioni che arrivano dal ciclocross, che arrivano dalla mountain bike, che fanno comunque delle gare stratosferiche sia su strada. Diciamo che la gestualità che impara un ragazzino da piccolino, che possa essere nel mondo del fuoristrada in generale e poi portato nel mondo della strada, sta dando veramente dei risultati stratosferici. Boh, siamo quasi pronti, fisio. Io ho detto, mentre saliva Bruno, gli ho detto: Bruno, se te correvi su strada te eri Peter Sagan. Ma non dico una cosa perché le caratteristiche esplosive e poi attenzione, lui andava forte anche cross country, perché... Ma ho visto che a salire aveva una gamba no. Birichina, La gamba birichina, non aveva neanche il fiatone, ragazzi. Quindi andiamo? Siamo pronti? Siamo pronti, pronti via, vai, seguiteci. Vai te? Ah, io sono pronto, dai. Andiamo? Ma sai che io qua venivo a Castagne, questi posti, sai? Dai Danilo, vai, vai. Siamo vai, ragazzi? Andiamo. Pronti?
andati? Ma io sono restato strabiliato e basito dalla vostra capacità, bravura, tecnicità. Poi l'assegno me lo mandate poi dopo, esatto, a casa. Stavo dicendo, basta perché sennò mi costi. No, molto bravi, molto bravi. E si vede che c'è chiaramente della tecnica, si vede che c'è dell'agonismo da parte di entrambi, perché nello scendere mi chiedevano strada e ho dovuto accelerare perché altrimenti mi passavano sopra. Perciò la prima parte l'avete fatta veramente bene. Qua sotto c'è un ulteriore passaggio piuttosto tecnico, perciò vi voglio vedere belli decisi ad affrontare quel punto. Poi vi dirò sotto se sono scesi a piedi o se l'hanno affrontato. Perciò avanti. Andiamo. Io sto dietro, nel senso dietro. Poi mi stacca perché, ragazzi, va con una gamba sola lui, non frena niente. No, aspetta, non con una gamba sola, va con una ruota sola. E senza mani oltretutto, fate voi. Pronti? Jolly! Jolly grosso lì! Ma regalato proprio! È regalato proprio quel sasso lì sotto la ruota, è un regalo! Come ha fatto che. Poi l'importante, ascolta me, è comunque avere anche un mezzo senso sulle linee. Sì. Perciò cercare di entrare largo e stringere, appoggiarti dove ci si può appoggiare. Perché il pelo ce l'hai, si vede. Gambe in alto, stai bene, vai su, ti fai 4-5 discese in Val di Sole, tu il giorno dopo non sei più neanche chi sei. Zio Canna, distrutto Figaro, hai la muscolatura finita. Ma domani saremo cotti. In discesa, discesa, non parliamo di andare a fare discesa. Ti dicevo, quando mi ha fatto fare le tre discese San Marco, Gianluca, Bonanomi, due di qua del Bergamasco e una di là Morbegno. Oh, ragazzi, la vecchia Priula. Allora le prime due, una di qua nel Bergamasco e una di là, andavo, stavo bene, sai, parlo di 15 anni fa, andavo, qui la terza, fermo, morto. Oh, e in crisi di fame in discesa ti è mai capitato? Lì. Lì. E uno dice, mica, cosa cazzo mi stai raccontando? Ma lì sono venuti fuori. A fare la mente. Lì sono venuti fuori tre ore qualcosa. Sono venuti fuori quasi tre ore di discesa. Cioè ero morto perché.
ci ha fatto fare dove c'è la diga su, cos'è, via San Marco, che c'è un tunnel nel bosco. L'ultima volta io ero morto, sono andato giù con la luce spenta proprio. Ah, bellissima quella lì che poi da cima a San Marco arriva giù fino a giù a Morvegno. Sì. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.